Siamo un po' lenti, scusate. Mancherebbe. Allora, ci siamo fermati qui in questo punto che è un po' il punto strategico per iniziare ad avere un po' il colpo d'occhio su quello che è l'edificio Poretti. Appunto, è un luogo che si costituisce non solamente della fabbrica, che si incomincia a intravedere già a sinistra, ma che ha anche altre due componenti fondamentali, che sono da un lato la villa, che vedete appunto già sfruttare tra gli alberi, e poi questo parco, che è un parco veramente grande e ricco di varietà di alberi molto diversificate. È importante questo perché ci inquadra immediatamente nel periodo storico all'interno della quale questa storia si colloca, e che qui fuori, prima di entrare nel stabilimento vero e proprio, vi racconterò un po' la storia di questo luogo, che è indissolubilmente legato alla figura del suo fondatore. Anche se sulla Torre dell'Acqua oggi vedete svettare la scritta Carlsberg, se siete di Varese o comunque della provincia saprete che questo luogo è conosciuto come il Birrificio Poretti. Poretti appunto è un uomo di inizio Novecento, ecco perché abbiamo questo grande parco, avere appunto dei grandi parchi accanto a delle grandi ville o in questo caso ad una bella fabbrica era proprio sinonimo di importanza e anche di ricchezza proprio a livello diciamo monetario, per cui abbiamo un grande parco, un uomo del 1829, perché Poretti nasce nel 1829 a Vedano Olona, è figlio di contadini, per cui origini assolutamente umili. Da giovanissimo, con le sue poche capacità, che erano quelle di un sostanzialmente di un muratore, decide di lasciare l'Italia e di viaggiare verso quella che era la Mitteleuropa, per cui la zona dell'Austria, della Boemia, della Germania, questi territori che all'epoca, inizio dell'Ottocento, appunto, si stavano sviluppando moltissimo, soprattutto in ambito ferroviario. Per cui, sebbene lui parte come muratore, troverà lavoro e farà fortuna proprio in ambito ferroviario. Inizialmente come operaio, fino a poi riuscire ad arrivare a dei livelli dirigenziali, per cui in questi anni appunto boemi, chiamiamoli così, lui troverà fortuna ed effettivamente riuscirà a mettere da parte una certa somma di denaro con la quale tornerà poi in Italia. In Austria, in Boemia, conoscerà quelli che noi chiamiamo sempre i suoi due grandi amori, da un lato la Bruna, sua moglie, Franziska, diventerà appunto poi la moglie, e dall'altra forse l'amore ancora più grande per Poretti, appunto la bionda, la birra. La birra bionda, proprio più bionda non si può, quelle che si producevano appunto nel nord dell'Europa, nell'Europa centrale, diciamo, ecco. Non che in Italia non si facesse la birra, però sapete bene che l'Italia da sempre ha avuto una tradizione vinicola più che una tradizione birraia, anche se in realtà una tipologia di birra si produceva anche in Italia, era la cosiddetta birra di marzo, prendeva questo nome dal fatto che si produceva esattamente nel mese di marzo, che era il momento in cui si facevano, si raccoglievano le primizie per produrre appunto la birra. L'unica problematica di questa birra di marzo è che poi doveva durare tutto l'anno, non si poteva consumare chiaramente tutta in una volta, per cui per riuscire a conservarla, anche se appunto diciamo i metodi di conservazione erano pochi, non si sapeva bene come conservare questa bevanda, quello che si faceva era alzare moltissimo il grado alcolico. In questo modo chiaramente l'alcol andava ad ammazzare tutti gli eventuali batteri che si sarebbero appunto riprodotti nella bevanda, ma rendeva chiaramente la bevanda poco piacevole da bere, oltre che chiaramente rendeva inutile utilizzare materie prime di qualità, perché chiaramente tutti i sapori venivano coperti. Quindi era una birra che veniva poco consumata, poco apprezzata. Ecco perché Poretti, quando arriva a scoprire le birre di alta qualità, se ne innamora e torna in Italia con i suoi, diciamo, guadagni e con un'idea ben chiara nella testa, ovvero quella di fondare un birrificio dove si produca una birra di alta qualità, e porta con sé, oltre che Franziska, porta con sé anche i mastri birrai che aveva conosciuto in Boemia, porta con sé le materie prime di alta qualità. Sceglie questo posto per costruire il suo birrificio.
non per vicinanza, diciamo, geografica al suo luogo di nascita, anche se effettivamente in Nulona non dista molto da Vedano Lona, ma perché sulla carta questo posto è il posto perfetto per costruire un birrificio, per differenti ragioni. Anzitutto c'era già una fabbrica in disuso, era un amidificio, per cui chiaramente avere una fabbrica, un corpo di fabbrica già esistente gli permette di partire da, non da zero, e quindi di poter investire ancora una volta sulle materie prime, ma a livello proprio di conformazione geografica siamo in un punto perfetto per ospitare un birrificio. Da un lato, nella zona appunto della Val Ganna, abbiamo le grotte della Val Ganna, che sono delle grotte appunto carsiche createsi appunto nelle ere geologiche, che hanno la conformazione proprio del territorio, concede di avere questi luoghi freschi, permettono alla fabbrica di conservare al freddo naturalmente i prodotti una volta imbottigliati. D'altro canto ci sono anche i laghi di Ganna e di Ghirla. Non so se siete della zona, però se non siete della zona, veramente qui vicino a una decina di minuti nemmeno ci sono questi due laghi, che sono due laghi di origine glaciale, che infatti ancora oggi, nonostante il caldo senza senso che fa anche nei mesi più freschi, che dovrebbero essere più freschi come questo ottobre, i laghi riescono ancora a ghiacciare. L'inverno scorso hanno ghiacciato, immaginate nel 1800 ghiacciavano creando dei lastroni di ghiaccio che una volta cavati potevano essere utili per conservare il prodotto. Il terzo motivo, poi forse il più importante, è la presenza di un'acqua buonissima. Abbiamo qui dietro, in linea d'aria, in quella direzione, una fonte secondaria del fiume Olona, che è un fiume che in corso è molto inclinato, in realtà non ha una bella nomea, però in sorgente, in particolar modo questa sorgente secondaria, ha un'acqua purissima. Pensate che l'acqua è così pura che ancora oggi non necessita di particolari interventi, appunto, di trazioni o particolari interventi sulla composizione chimica. E addirittura in epoca Poretti, per cui nel 1800, le cronache ci raccontano che i milanesi venivano qui appositamente con delle taniche da riempire a questa sorgente, perché si pensava che avesse poteri curativi. Per cui la fonte prende il nome poi della fonte degli ammalati. È una fonte che ha una portata chiaramente molto una capacità molto importante. La fonte degli ammalati ha portato addirittura a fare delle analisi, perché si pensava che questi poteri curativi ipotizzati potessero permettere di costruire qui uno stabilimento termale. Le analisi hanno fatto capire che l'acqua non aveva niente di particolarmente miracoloso, però rimaneva un'acqua buonissima, per cui se pensate che la birra è fatta per il 60% di acqua, avere un'acqua così buona in partenza è un ottimo vantaggio. Questo ha portato anche poi, qui arriviamo alla fine in un certo senso, a produrre birra Poretti solo ed esclusivamente qui in Nulona. Sono stati fatti dei tentativi negli anni passati di creare delle succursali in altre parti d'Italia, ma sono stati tutti fallimentari. Una volta dei signori mi dissero che sapevano che era stato fatto un tentativo in provincia di Latina, nel Lazio, che era fatto appunto da questa fabbrica, Poretti, che però ha chiuso molto velocemente perché la birra aveva un sapore diverso. L'acqua diversa non concede in altro posto di creare una birra identica a quella che esce da qui. Per cui questo posto è perfetto per avere un birrificio. Partono i lavori di costruzione nella notte di Santo Stefano, diciamo con questa aura un po' mistica, viene prodotta la prima cotta del 1877, quindi 26 dicembre 1877, che è la data che poi trovate su tutte le etichette della birra Poretti. Ecco, da qui inizia un grande successo per Poretti. La birra va su da subito molto bene. Lui avrà poi un'idea che oggi chiameremo di marketing funzionale, di partecipare con il suo prodotto a un expo. Nel 1881 si era tenuta un expo nei giardini di Via Palestro a Milano, appunto. Era un expo nazionale molto simile a quella che abbiamo avuto noi nel 2015, su scala ridotta chiaramente. Lui partecipa con la sua birra, fa costruire per l'occasione un padiglione a forma di chalet svizzero, proprio per
rimando, no, alla birra di alta qualità, porta scorte che dovevano durare per tutta la durata dell'Expo, quindi parliamo di mesi, ma i giornali dell'epoca ci raccontano che birra Poretti viene finita in poche settimane. Per cui lui intende chiaramente che agli italiani questa birra piace molto e quindi è il caso di ampliare il birrificio e la produzione. Chiama uno studio di Stoccarda, uno studio di architetti associati, Billund Walls, che si occupano di mettere su carta il progetto di ampliamento del birrificio, che è quello che noi vedremo oggi. Ma Poretti questo non lo vedrà mai, vedrà l'ampliamento solo su carta, perché morirà nel 1901. Quindi lui in realtà di quello che noi vedremo oggi non vide praticamente nulla, furono i suoi nipoti, lui morì senza eredi, morì senza figli, per cui tutto questo piccolo diciamo bottino che aveva costruito, questo piccolo paradiso appunto della produzione birraia che aveva costruito, finisce nelle mani dei figli della sorella Poretti, in particolar modo ne ricordiamo due, Edoardo Chiesa da un lato, che resta però sempre un po' nell'ombra, dall'altro invece Angelo Magnani, che farà tra l'altro costruire la villa che voi vedete qui, prende il nome di Villa Magnani. Poretti non visse mai, quindi non visse mai accanto allo stabilimento, fu solo Magnani primo a vivere proprio a diretto contatto con la fabbrica. Lo stabilimento va avanti durante la Prima Guerra Mondiale senza particolari problemi, sarà però la crisi nera del 29 a mettere in ginocchio l'intero mondo, per cui anche un birrificio di piccola grandezza come lo era alla fine il birrificio Poretti viene completamente abbattuto da questa crisi. Magnani vende il birrificio e lo vende a un'altra azienda, un'azienda che ancora oggi è attiva, l'azienda dei Bassetti, Bassetti produttori oggi di lenzuola, esatto, tessili, che però all'epoca avevano anche un birrificio in Val Chiavenna, birrificio Spluga, che produceva la birra Splugen, che inizialmente era semplicemente la birra Spluga, poi per questa voglia di tedeschizzare, per dare sentimento di qualità, diventa la birra Splugen. Esattamente, infatti quando il birrificio diventa proprietà dei Bassetti, quello che accade è che in pochi anni la produzione Poretti viene praticamente azzerata, rallenta sempre più fino ad essere azzerata, infatti sulla torre dell'acqua svettava la scritta Splugen e anche c'erano, anche questo fino a qualche anno fa, sulla porta d'ingresso c'era l'adesivo ancora che ricordava questo marchio, per cui possiamo dire che fino agli anni 70, circa il 1970, fino a che non interverrà Carlsberg, avremo quasi una totale sparizione del marchio Poretti. Negli anni 70 inizia ad esserci questo passaggio di quote verso Carlsberg, multinazionale danese, fino agli anni 2000, quando diventerà l'unica proprietaria di questo birrificio. Quindi una storia che inizia con grande, diciamo un uomo che se fossimo in America chiameremmo self-made man, quindi un uomo che si è fatto tutto da solo e che poi finisce nelle mani di una multinazionale appunto danese. In realtà, per il motivo per cui parlavo qualche minuto fa, è stata la sua salvezza, la salvezza di questo posto, perché Carlsberg non è sempre così, ci tengo a specificarlo, perché non è sempre così, a volte le multinazionali molto spesso fagocitano le piccole aziende, in questo caso invece l'intervento di Carlsberg è stato salvifico e ha riportato in luce il marchio Poretti, lo ha riportato appunto in produzione e al di là del aver appunto scelto questo posto non semplicemente come base di smercio dei marchi Carlsberg, quelli che erano già sotto Carlsberg, quindi come punto di appoggio per la multinazionale, è diventato anche un vero e proprio punto di ricerca. Poi parleremo all'interno dei brevetti che sono stati prodotti proprio qui a Indunolona. Oltre questo, del quale vi parlerà molto meglio Stefano, vedremo anche come l'intervento di Carlsberg sia stato veramente in punta di piedi e con una particolare attenzione alla salvaguardia storico-artistica di questo luogo. Per cui veramente Carlsberg in questo caso è stato veramente un intervento che ha portato in luce un marchio che altrimenti probabilmente non avremmo. Ora ci spostiamo, se non avete domande, se avete domande sì. In qualunque momento sì. Viene prodotto solo Poretti o comunque anche altri? Allora qui viene prodotta solamente Poretti.
però vengono anche imbottigliate, lasciate a maturare, appunto passano di qui anche molti altri marchi che stanno sotto Carlsberg. Carlsberg ha sotto di sé centinaia di marchi. Per cui sì, viene stoccata, sì, il prodotto essere, fatto da un'altra parte. Esatto, può essere appunto Carlsberg, come può essere Grimbergen, tutti quei marchi che stanno sotto a Poretti, che possono essere, sappiamo, anche lasciati a maturare, addirittura i tempi di maturazione possono essere anche molto lunghi. Per cui passa di qui anche altra, prodotta no però. Okay, da che sappiamo arriva, noi è... diciamo il prodotto già finito, esatto, dall'Olanda. Sì, o a metà, però la fase del processo, diciamo dalla sala di cottura dove entreremo noi, nelle cotte, a meno che non sia cambiato qualcosa, no, le ultime notizie che noi abbiamo è che sono... C'è solo... Sì, però Forest, appunto voi vedete anche nel negozio appunto tutti i marchi Carlsberg, non tutti, una buona parte di marchi Carlsberg, è il motivo è proprio questo, perché molto spesso può essere imbottigliata qui, oppure vabbè, può arrivare anche già pronta, però da qui passano anche gli altri marchi certamente. Okay. Prego, allora procediamo di qui così poi entriamo.